Allora, adesso noi invece passiamo subito alla nostra rubrica. Oggi vi parliamo di un evento molto molto importante che si terrà il 12 ottobre, dunque si terrà domani. Io do subito il benvenuto dall'assessore all'urbanistica del comune di Gravina, Leonardo Vicino. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Telebari. Non ho ancora detto niente, non ho anticipato nulla, ho parlato solo di un evento importantissimo. Il nome è Luci sul Ponte. Vogliamo spiegare che cosa accadrà domani? Domani accadrà che dopo un lavoro di restauro durato all'incirca 3 anni, riportiamo alla fruibilità dei gravinesi e di tutti i visitatori il ponte acquedotto, reso famoso nell'ultimo periodo dall'ultimo film di James Bond, ma che in tanti, diciamo, nei paesi intorno alla nostra comunità in terra di Bari conoscono. Un ponte che risale al XVI secolo, che collega le due sponde del torrente La Gravina e che funge anche da acquedotto perché porta l'acqua da una sponda all'altra. Dopo un importante lavoro di restauro e di consolidamento dei pilastri, perché aveva subito delle lesioni importanti, finalmente ritorna nel suo splendore e alla sua fruibilità. Quindi aspettiamo con ansia la giornata di domani per poter ridare l'opportunità a tutti quanti di poterne godere sia della visione, ma soprattutto anche della fruibilità plastica, nel senso che è attraversabile sia sul primo livello, quello che collega appunto i due costoni, ma anche sulla parte sottostante, quella che diciamo un po' funge da fondamenta del ponte stesso e che è a pochi metri dal torrente, quindi si possono vedere diciamo le cavità e il percorso carsico che l'acqua ha disegnato nell'arco dei millenni. Mi permetta di dire, assessore, che non avevamo bisogno di James Bond per ricordare la bellezza rupestre del ponte, insomma è famosissimo, immagino che attiri tantissimi visitatori anche. Certo, io ogni volta cito sempre il film di James Bond. No, ma fa bene, era una battuta la mia. No, invece colgo l'occasione, io la ringrazio, perché so che è molto apprezzato, tra virgolette, a volte diciamo che ci è invidiato, al punto tale che quando fanno questi tipi di film e di riprese compare magari la scritta di qualche altro paese. Allora noi ci teniamo a ricordare che è a Gravina e non è in qualche altra località vicina alla nostra, che ha pure uno scenario diciamo molto simile a livello di habitat rupestre e di percorsi dell'acqua, solo per questo motivo. E allora, noi siamo in chiusura, però io ho davanti a me il programma della giornata di domani, dell'inaugurazione, un vero e proprio evento, assessore, perché leggo che ci sarà anche un monologo teatrale, addirittura uno spettacolo piromusicale anche. È una rievocazione storica di quelli che erano, diciamo, gli usi e i costumi dei secoli precedenti, quando quei piloni venivano utilizzati per il lavaggio della lana e per altri tipi di attività. Sarà bello poi l'impianto di illuminazione, che è stato ovviamente concordato con la sovrintendenza e con il FAI, perché voglio ricordare che c'è stato il sostegno del Fondo Ambientale Italiano sia al progetto che all'opera di recupero e di restauro. Perciò diciamo la suggestione dovrebbe essere ancora maggiore. E allora noi invitiamo tutti con i nostri ascoltatori, l'appuntamento è domani alle 18 per Luci sul Ponte, insomma con questo meraviglioso evento. Assessore, è stato un piacere parlarne con lei, piacere questa mattina, nostro. Grazie mille, buon piacere lavoro nostro. Grazie all'assessore all'urbanistica del comune di Gravina, Leonardo Vicino. Noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, infatti sono le 8:40 minuti, ci fermiamo, non andate via perché tra pochissimo parliamo del Bari.